Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi vi parlo di 5 thriller da leggere tutto d'un fiato. Come ho detto nell'introduzione, oggi appunto vi parlo di 5 libri che mi hanno davvero tenuta incollata alle pagine. Sono tutti titoli che forse mi avete sentito nominare in qualche video, ma video anche molto vecchi e dei quali comunque non ho parlato spesso, quindi sono sicura che troverete qualche novità che vi possa interessare. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Bene, adesso possiamo cominciare. Il primo titolo che vi propongo è La figlia modello di Karin Slaughter. Si tratta di un thriller psicologico agghiacciante, anzi vi dico che alcune parti sono davvero crude. La storia è quella di due sorelle che hanno vissuto un evento traumatico quando erano bambine. Dei malviventi si introdussero in casa e uccisero la madre. Il padre sembra non essersi mai completamente ripreso da questo terribile evento. I fatti però si svolgono molti anni dopo, le figlie sono cresciute, sono adulte e una di queste ha anche seguito le orme del padre ed è diventata un avvocato. Proprio lei si ritrova improvvisamente in una situazione davvero pericolosa, è all'interno di una scuola e una ragazza apre il fuoco e uccide il preside e ferisce una compagna. Questo evento tragico riporta alla mente della protagonista alcuni dettagli di ciò che le era accaduto quando era una bambina che aveva cercato di seppellire, di nascondere, di dimenticare. E quindi decide di chiedere al padre di occuparsi del caso perché sente di averlo molto a cuore, ecco, per capire le motivazioni che hanno spinto questa ragazza a uccidere il preside e ferire una compagna. Da qui chiaramente comincia la scoperta di tutto ciò che è successo sia all'interno della scuola che tanti anni prima alle due sorelle quando venne uccisa la loro madre e lo stesso lettore scopre tutto piano piano, pagina dopo pagina, con tantissimi colpi di scena. Come detto, è un thriller psicologico davvero molto coinvolgente e non riuscirete a smettere di leggere. Il secondo libro che vi propongo è davvero una chicca. È possibile unire un thriller alla mindfulness? È possibile con il libro Inspira, Espira, Uccidi. In questo thriller il protagonista è proprio l'assassino. In realtà lui non voleva essere un assassino, è un avvocato che sta studiando mindfulness perché ha bisogno di riportare un po' di equilibrio nella sua vita, perché lui ha una situazione familiare complicata, ma è anche l'avvocato di un mafioso narcotrafficante, quindi insomma anche il suo lavoro non è semplice. Una serie di sfortunati eventi lo portano purtroppo ad uccidere proprio questo mafioso narcotrafficante e lui non può assolutamente rischiare che questo si scopra perché altrimenti verrebbe ucciso. Di conseguenza escogita un piano per ingannare tutta la malavita che girava un po' intorno a questo capo mafioso e che cosa utilizza per riuscire a salvarsi la pelle? Proprio tutti gli insegnamenti di mindfulness che ha imparato durante il corso. Questo thriller è non solo coinvolgente, poi è una scrittura molto veloce, molto scorrevole, ma è anche ironico, nel senso che ci fa sorridere il modo in cui una filosofia che ci spingerebbe a vivere una vita calma, a vivere il presente, insomma, a trovare pace, ecco, nelle nostre giornate, venga utilizzata in maniera anche molto efficace per togliersi dai guai all'interno di una, insomma, un'organizzazione criminale davvero pericolosa. Quindi io credo davvero che questo libro possa piacere a molti di voi. Altro titolo che non nomino spesso, ma che mi è piaciuto molto è Sedi di Courtney Summers. In questo libro viene raccontata la storia di questa Sedi, che appunto è una ragazza scomparsa dopo la morte, anzi l'uccisione della propria sorella. Infatti, lei scopre appunto che la sorella è stata uccisa. Parte, scompare e diciamo si pensa che lei stia cercando l'assassino per vendicarsi. Tutta questa storia arriva alle orecchie di un conduttore radiofonico che inizialmente snobba un po' la storia, una ragazza scomparsa, purtroppo ce ne sono tante, anche troppe, però non gli sembra una grande novità. Ma quando appunto scopre i dettagli, quindi questa Sedi che ha vissuto l'uccisione della sorella, che poi è scappata, che probabilmente sta cercando vendetta, comincia a interessarsi. Quindi comincia a indagare, cercando di scoprire qual è il percorso che sta facendo questa Sedi e allo stesso tempo registra un podcast, quindi delle puntate che parlano appunto di lei.
Il libro quindi si alterna tra il punto di vista di Sadie e il podcast ed è davvero una trovata geniale. Infatti, mentre seguiamo Sadie nel suo percorso, scopriamo anche alcuni dettagli di ciò che è avvenuto, del crimine che è avvenuto, anche perché Sadie è convinta di conoscere il colpevole, ma noi fino alla fine non siamo sicuri che lei abbia ragione. Anche perché Sadie è convinta di sapere chi sia il colpevole, ma tutti gli indizi trovati poi dal conduttore radiofonico confermeranno la sua teoria? Insomma, io vi invito a leggere questo libro per scoprire pagina dopo pagina tutti i pezzi di questo puzzle. Parliamo adesso di un thriller, ma che forse è più un horror, ma a me è piaciuto tantissimo. Sto parlando di A casa prima di sera di Riley Sager. Credo si dica. La storia parla di una ragazza, una donna, che da bambina è dovuta fuggire insieme alla famiglia dalla casa dove abitava perché questa era infestata. Il padre all'epoca aveva scritto anche un libro sulla loro esperienza, su questa casa infestata, sulla loro fuga improvvisa in piena notte, che aveva avuto anche molto successo. Bene, adesso il padre è morto e lei scopre di aver ereditato questa casa che pensava fosse stata venduta, ma in realtà era sempre rimasta di proprietà della famiglia. Lei è fermamente convinta che tutta questa storia sulla casa infestata sia in realtà un'enorme menzogna, quindi decide di recarsi nella casa che ha ereditato, fare tutti dei lavori di ristrutturazione e poi venderla, perché è proprio convinta che sia tutta una grande bugia. Una volta arrivata nella casa, però, sembra che qualcosa voglia smentirla, rumori strani, cose che si spostano, insomma, pensate a qualunque cosa vi faccia venire quel brividino lungo la schiena, ecco, è contenuta in questo libro. Quindi, insomma, chi ha ragione? Aveva ragione il padre a raccontare di che questa casa era infestata e avevano fatto bene a fuggire in piena notte, oppure ha ragione lei ed è tutta suggestione ed è anzi un'enorme bugia? Sta a voi scoprirlo, ma vi dico soltanto che questo libro lo divorerete perché avrete assolutamente bisogno di sapere qual è la verità. Per i più deboli di cuore, sconsiglio di leggerlo la sera prima di dormire. Ovviamente parlo anche perché io sono un po' fifona, però insomma è un libro che si legge molto tranquillamente, però ci sono delle scene che effettivamente fanno venire, come vi dicevo, quel brividino lungo la schiena. E infine, l'ultimo thriller che vi consiglio, che secondo me veramente è geniale, Posto sbagliato, momento sbagliato di Killian McAllister. Questo libro praticamente è un libro al contrario, nel senso che all'inizio, nel primo capitolo, noi seguiamo questa protagonista, questa donna che dalla finestra vede il figlio adolescente tornare a casa. Mentre questo figlio adolescente appunto sta tornando, si ferma a parlare con un uomo che lei non riconosce e vede il figlio uccidere quest'uomo. Quindi arriva la polizia, il figlio viene arrestato e quindi a lei sembra di vivere un'enorme tragedia. Poi il mattino dopo si sveglia e non è il giorno successivo, è il giorno precedente, cioè è tornata indietro nel tempo di un giorno. Quindi il figlio ancora non è stato arrestato, ancora non ha commesso il crimine. E quando va a letto, il giorno dopo si sveglia ed è il giorno precedente ancora, insomma lei ogni giorno ritorna indietro. Questo percorso indietro le permette di indagare, di capire che cosa ha spinto questo ragazzo a commettere questo crimine e a cercare anche di fermarlo, quindi di evitarlo. Ma soprattutto sarà possibile per lei a un certo punto ricominciare ad andare avanti o continuerà ad andare sempre indietro nel tempo? Questo è uno di quei libri che potreste leggere in 2 giorni, perché veramente cioè, è talmente accattivante che è impossibile metterlo giù. Lo so che l'ho detto un po' di tutti i libri, però è questo stiamo cercando un po' in questi thriller, no? Io ho trovato l'idea dell'andare indietro nel tempo veramente geniale, perché di solito gli indizi si cercano dopo, ok? Invece lei cerca gli indizi prima. Anzi, lei trova degli indizi che poi il giorno prima non esistono più e il giorno prima ancora tutto quello che ha scoperto è di nuovo cancellato. Insomma, è davvero geniale e poi alla fine riusciamo a seguire bene tutto il percorso per scoprire come sono andate veramente le cose. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, consigliatemi altri bei thriller super accattivanti, di quelli da leggere tutto d'un fiato, e nei commenti così rifornisco la mia libreria. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!